Non vedo niente, raga, è proprio tutto abbandonato, qui non c'è proprio nessuno. Proviamo a sorvolare il cimitero, vediamo che cosa succede. Torniamo indietro e andiamo verso il cimitero. Non lo so, vediamo un po' che cosa succede. Ecco, il cimitero è lì, cos'è? Raga, sta cominciando a fare buio, ma io vedo qualcosa di strano. Vedo una sagoma ferma, la vedete anche voi? È molto strano, raga, aspettate. Mi abbasso e vado a vedere, raga, attenzione perché... Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Gio. Oggi vado a fare una ricerca molto speciale, in tanti me l'avete chiesto e addirittura mi avete mandato un botto di mail. Infatti ragazzi, qualcuno che abita vicino a me ha detto: Gio, guarda che nelle ville vicino a casa tua c'è Mercoledì che si sta muovendo avanti e indietro facendo cose molto strane. Già mezz'ora che sto girando per il mio quartiere per cercare di capire dove si nasconde, dove abita questa strana Mercoledì. Quindi andiamo subito alla ricerca, ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sia piaciuto e soprattutto condividetelo dappertutto. Ho già guardato in tante ville, raga, qua è pieno di ville e ho guardato anche dentro. Sto spiando per vedere se si trova questa strana Mercoledì. Io ancora non l'ho vista. Questa villa, per esempio, è una delle ville molto belle e grandi, ma è sempre tutto chiuso. Può essere che magari lei si nasconde dentro, visto che gli piace il buio. Oppure quest'altra villa, raga, non lo so. Magari si affaccia alla finestra all'improvviso, non me ne accorgo. Mettete nei commenti se vedete qualcosa di molto strano, anche perché magari mi sfugge o mi passa dietro le spalle. Mi sono portato dietro anche il drone, così nel caso lo faccio volare tra qualche minuto per guardare tutta questa zona di villette dall'alto. Anche perché questa è la zona dove è stata avvistata. Qualcuno dice di averla vista anche andare a giocare al parchetto. Quindi faccio un salto al parchetto e andiamo a vedere se è vero. Però, raga, io ci vado lo stesso al parchetto a vedere, ma pensandoci bene, Mercoledì non è una che ama stare in posti troppo colorati. Al parchetto ci sono dei giochi troppo colorati, quindi magari è più facile che lei sia andata, che ne so, al cimitero. È vero, potrebbe essere andata al cimitero a scavare qualche fosso. E io ci provo, sono arrivato al parchetto, andiamo a vedere se per caso è qui che sta giocando. È veramente un parchetto molto strano questo. Sì, perché non è mai frequentato da nessuno, non c'è mai nessun bambino. Deve essere un parchetto uno di quelli veramente molto creepy. Guardate, ci sono tutti i giochi, gli scivoli, l'altalena, la fontanella, un altro scivolo laggiù, altre altalene, altri giochi strani. Ma come potete vedere, ragazzi, qua non c'è proprio nessuno. È molto assurda questa cosa. Oh, what? Che cosa sto vedendo, raga? Ci sono delle tende. Vedete, raga, lì ci sono delle tende. Molto strano. Può essere che magari... No, però, guardate, non c'è proprio nessuno. Qua c'è un campo da tennis. Boh, di solito qua c'è sempre qualcuno, ma anche qui non c'è nessuno. Secondo me sono tutti in vacanza. E anche Mercoledì è andata in vacanza. Non so dove l'avete vista, raga, ma io non la trovo. Sono al parco giochi. Questi giochi sono troppo colorati, secondo il mio punto di vista. Mercoledì non verrebbe mai a giocare in questi posti. Forse soltanto i clown vengono in questi posti. Sì, è vero, solo i clown vengono in questi posti. È impossibile che Mercoledì venga da queste parti. Io direi di andare a fare un salto a vedere nelle altre villette qua dietro, che magari poi potremmo andare a vedere anche il cimitero. Facciamo veloce, raga, perché sta anche per diventare buio. Sono già le 5 del pomeriggio e tra qualche minuto sicuramente non si vedrà un bel niente. Già Mercoledì, voglio dire, è tutta vestita di nero. Come potremmo mai vederla vestita di nero nel buio? Sto passando anche nella zona più tetra del paese, il luogo dove è tutto buio, strade buie, piccole ville veramente disabitate, quei posti che nessuno oserebbe abitare. Guardate, cascine buie e infestate magari anche da fantasmi, specialmente in questi palazzini qui. Chi è che verrebbe ad abitare qua? Neanche Mercoledì, secondo me. Però, raga, sto girando, non è escluso che magari riusciamo a vederla. Io sto guardando finestra per finestra, palazzo per palazzo, ma ancora non ho visto proprio un bel niente. Ora sono nella zona un po' più ricca del paese, quella un po' più bella, dove ci sono le casette tipo Beverly Hills, diciamo quasi Beverly Hills. E anche qui, ragazzi, non vedo niente. Questa casa piena di palme, ma Mercoledì ancora non si vede. Può essere, raga, che magari si presenta solo di notte. Molto strana questa cosa, però potrebbe anche succedere. Nel caso non riuscissimo a trovarla, tornerò a fare questa esplorazione anche di notte. Raga, ho girato quasi tutto il paese, non c'è, non si vede. L'unica cosa che mi rimane da fare, ragazzi, è quella di andare a vedere dalla parte del cimitero. Magari in quel posto si nasconde o va a giocare o va a scavare. Voi avete visto la serie televisiva di Mercoledì dove lei amava andare a scavare delle fosse, e quindi magari può essere che sia andata là dietro. Sta giocando, ovviamente. Mettetemi nei commenti qua sotto se avete visto la serie televisiva di Netflix di Mercoledì, perché ci tengo a saperlo da parte vostra. E fatemi sapere se ovviamente vi è piaciuta. Mi mancano solamente queste due ville, raga, e praticamente ho visto tutto il paese. Non si vede traccia. Non so quello che mi ha scritto dove l'abbia vista. Penso di essere vittima di qualche scherzo di fine anno. Come potete vedere, sono arrivato in aperta campagna e non ho trovato proprio un bel niente. Mi rimane soltanto quella casa laggiù, la vedete? È la casa abbandonata. Questa strada mi porta appunto soltanto al cimitero. Esplorerò questa zona, vediamo se la trovo lì. Altrimenti l'unica cosa che mi rimarrà da fare è far volare il drone. E se nemmeno il drone rileverà niente, questo video è andato veramente male. Raga, come potete vedere, sono davanti al cimitero. Ho già guardato dentro, ho fatto un giretto dentro senza telecamera ovviamente, e praticamente non ho trovato nessuno. Non solo non c'era Mercoledì, ma proprio nessuno. È arrivato il momento magari di tornare indietro. Faccio volare il drone in tutto il paesello e vediamo se riusciamo a vedere qualcosa dall'alto. Ok, raga, stiamo sorvolando il paesello e guardo dall'alto, ma come potete vedere c'è un po' di nebbia, quindi dà un po' fastidio questa cosa perché non si riesce a vedere granché. Però proviamo a spostarci un pochino, vediamo che cosa riusciamo a vedere da questa parte, perché questa è la zona praticamente del quartiere dove è stata vista girare. Quindi boh, è inutile andare a cercare dappertutto. Quindi guardiamo dall'alto se riuscite a vedere qualcosa in queste villette, magari all'interno dei loro giardini. Sta giocando, sta facendo qualcosa o sta scavando una fossa in qualche giardino. Vedete, qua c'è un giardino, guardate qua, ci sono dei campetti, delle cose, magari è lì che scava. Andiamo a vedere, raga, perché sono stracurioso. Vi ricordo sempre, ragazzi, di aiutarmi, quindi se vedete qualcosa mettetelo nei commenti qua sotto, perché magari io con lo schermetto piccolo non riesco a vederlo. Vediamo un po', qua mi dice di guardare. Qua c'è un campetto da calcio con delle porte. Non credo sia il posto ideale per Mercoledì. Secondo me dobbiamo guardare da quest'altra parte, queste villette qui. Ecco, questo è il punto esatto dove hanno detto di averla vista camminare
e fare delle cose molto strane. Guardiamo qua vicino, raga, andiamo più avanti, sorvoliamo sopra i tetti di queste villette, vediamo se vediamo qualcosa, raga, sono stracurioso. Dunque, lì non si vede niente, qui niente, giuro, sono veramente sconvolto di questa cosa, perché ancora dopo mezz'ora, tre quarti d'ora che sono in giro, ragazzi, non ho visto ancora un bel niente e sto prendendo solo freddo. Sì, perché raga, fa freddissimo. Oh raga, vediamo qua sopra, ci sono degli strani, lì c'è una piscina abbandonata, c'è uno strano campetto, ho sentito uno strano rumore e dall'alto vedo una cosa nera. Cos'è quella cosa, raga? Vedo qualcosa di nero, vedete anche voi in fondo lì dove c'è questo parchetto, magari è lei. Guardate qua, ci sono un sacco di villette ancora con i loro giardini, vediamo un po', raga, non so. No, è un cespuglio, ragazzi, mi sono fatto ingannare, non so, qua non c'è niente, raga, in questa zona della casetta non c'è niente. Potremmo fare una cosa, magari sorvolare la casa abbandonata, quella che c'è dall'altra parte, è vero, potremmo andare a vedere la casa abbandonata, magari lì, chi lo sa. Vediamo, facciamo un saltino, vediamo se riusciamo a vederla, vediamo un po' dov'è la casetta abbandonata. Dovrebbe essere da questa parte, vediamo un po', da questa parte, ragazzi, me lo stavo dimenticando, ecco, e da questa parte fuori, mezzo ai campi, c'è una casa abbandonata, ecco quella laggiù. Adesso andiamo a vedere da quella parte, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa, scendiamo un po' di quota perché stiamo volando altissimi, ragazzi, andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcosa della parte della casa abbandonata. Oh cavoli, il drone ha qualche problema, cos'è che c'è? Oh cavoli, problemi con il drone, ragazzi, mi fa degli strani segnali. Oh cavoli, andiamo a vedere che cosa c'è laggiù, scendiamo un po' di quota, stiamo volando a 40 metri, raga, c'è una nebbia pazzesca, sta per arrivare il buio, devo fare in fretta, altrimenti il drone non riconosce più nulla. Vediamo, andiamo più in alto perché sennò becchiamo i fili dell'elettricità e non voglio beccarli, raga. Vedete, quella è una casetta, guardate ragazzi, ed è abbandonata, forse in quel punto potrebbe esserci mercoledì, che ne pensate, raga? Non lo so, vediamo un po', andiamo a vedere, abbassiamoci di quota, dicono che la vedono fuori dalla casetta e non dentro la casetta, però magari potrebbe essere qua dentro, non ci avviciniamo troppo. Raga, suonano le campane, che strano, è un brutto presentimento. Vediamo un po' dall'alto se si vede qualcosa, raga, in alto, andiamo in alto e guardiamo verso il basso di questa casetta abbandonata, cerchiamo di prendere un po' di luce, raga, perché c'è poca luce, veramente, raga, si vede pochissimo. Non vedo niente, raga, è proprio tutto abbandonato, qui non c'è proprio nessuno. Proviamo a sorvolare il cimitero, vediamo che cosa succede. Torniamo indietro e andiamo verso il cimitero, guardiamo da questa parte, scendendo dalla casa abbandonata si arriva verso il paesello e di qua potremmo vedere già da lontano il cimitero, non lo so, vediamo un po' che cosa si vede. Ecco, il cimitero è lì, cos'è? Raga, sta cominciando a fare buio, ma io vedo qualcosa di strano, vedo una sagoma ferma, la vedete anche voi? È molto strano, raga, aspettate, mi abbasso e vado a vedere, raga, attenzione, perché potrebbe essere qualcuno. Che cosa? C'è qualcosa che non mi quadra, che cos'è? C'è una tutta vestita di nero ferma impalata vicino al cimitero, non può essere. No, mi devo avvicinare, raga, devo capire che cos'è. O chi è? C'è una abbassata, cosa sta facendo? No, raga, ho una visione. Raga, è mercoledì, è lei, raga, è lei. Non voglio proprio vederla, raga, è lei, lei, è mercoledì. Ragazzi, incredibile, è lei, era dietro un cimitero, ma cosa stava facendo? Aspettate, ragazzi, sono stra-emozionato. Non può essere, raga, non può essere, è mercoledì, guardatela. Continua a girarsi e guardarsi intorno, è mercoledì. La voglio troppo vedere, voglio troppo vederla. È lei, raga, è mercoledì, se ne sta andando. Ma cosa ha posato là dietro, raga? Ho visto che ha messo delle cose strane là dietro, andiamo a vedere. Ha messo qualcosa alla terra, secondo me c'è qualcosa da vedere. Andiamo un po', ci sono degli strani oggetti là terra, devo assolutamente andare a vedere. C'è qualcosa che non mi quadra, ha messo qualcosa, sta nascondendo qualcosa, sta giocando a qualcosa, non lo so, mettetelo nei commenti. No, devo per forza andare a vedere là dietro che cosa c'è, richiamiamo il drone e andiamo a vedere. Devo tornare indietro, rifarmi tutta la strada, ma devo andare al cimitero, devo essere veloce, magari la incontro. Facciamo veloci, sono tornato dove c'era il cimitero ed è proprio in questo punto qua dietro che l'ho vista col drone. Andiamo a vedere se la trovo e che cosa ha lasciato là dietro, perché ho visto degli strani movimenti. Era qua giù in fondo, vedete raga, proprio in questo punto dietro il cimitero. Oddio, magari è qua nascosta. Hello? Mercoledì, sei qui? Hello? La situazione si fa molto inquietante, il buio si sta avvicinando e io mi trovo nel retro di un cimitero. Sta suonando anche la campanella del cimitero. Significa che sta facendo praticamente buissimo perché ora chiude. Facciamo veloce. È qui che l'ho vista. Vediamo se magari si vede. È tornata indietro. No, non c'è nessuno, raga. Non c'è. Ma cos'è sta roba, raga? Cos'è che c'è qui? Ma quella è la carta regalo. Non è chiara questa cosa, c'è troppa immondizia qua dietro. Oddio, raga. Raga. Questa è una di quelle pozioni, cavoli. Questa è la pozione che ha lasciato mercoledì, l'ha lasciata proprio qua a terra. La campanella ha smesso anche di suonare. Probabilmente ormai il cimitero è completamente deserto. Lei magari si sta girando ancora da queste parti, magari sta aspettando il buio. Ma secondo voi che cosa servirà questa pozione? Io me la porto a casa, nel caso la posso sperimentare. Potrebbe essere una di quelle pozioni che ti trasformano. Potrei farla assaggiare a Sil. È vero. Zitti, non ditegli che ho trovato questa cosa, magari lei potrebbe impressionarsi. Fatemi sapere se volete vedere il continuo con questa pozione. L'andremo a provare e per adesso è tutto da Gio. Vi voglio bene, un abbraccio. Mi raccomando, raga, iscrizione, like e alla prossima. Ciao!